Benvenuti, siamo con Domenico Molinari, candidato al Consiglio Comunale nella lista dell'Udeur a sostegno del candidato sindaco Giorgio De Matteis. Molinari, siamo alle battute finali della campagna elettorale. Quali sono le sensazioni delle ultime ore? Allora, parlerei anche delle prime per arrivare alle ultime. Dall'inizio questa campagna non è stata una bella campagna elettorale, perché si è cominciato e si è detto tante volte tante cose che forse andavano evitate. Io ho trovato in De Matteis una persona però equilibrata, ha tentato di evitare polemiche, di parlare dei problemi della città, piuttosto che ritornare sulle cose non fatte o magari sulle accuse fatte ad altri o sulle responsabilità. Credo che questa campagna alla fine si sta concludendo, credo che si debba concludere presto perché è necessario porre mano ai problemi di questa città, che sono tanti e sono di difficile soluzione, anche se bisogna pensare positivo, noi vogliamo pensare positivo. Che cosa succederà? Adesso poco fa sentivo dire che Cialente dice noi siamo più bravi e vinciamo, noi diciamo che siamo più bravi e vinciamo noi, ma dircelo a casa nostra è facile, ognuno dice più bravo dell'altro, io credo che i cittadini sceglieranno in base a vari esami che fanno, un po' sull'esame della situazione pregressa, che riteniamo che non sia stata eccezionale, anzi probabilmente si poteva fare, si doveva fare di più, e quindi credo che la cittadinanza si orienterà a scegliere una diversità, un qualcosa che cambierà questa situazione. È necessario e opportuno che questa cosa avvenga, anche perché immettere nell'amministrazione, in un'amministrazione, le novità che noi pensiamo di immettere, sarà linfa nuova per il futuro e credo che dia anche una nuova energia a chi lavora all'interno dell'amministrazione e chi vuole che la città abbia un momento di rinascita, di crescita, per risolvere questi problemi che noi teniamo, che sono gravissimi. Io, ripeto, ho la sensazione che la gente stia scegliendo, al di là delle battute, delle chiacchiere che noi che stiamo in mezzo alla gente, sentiamo, la gente credo che stia decidendo per cambiare qualcosa che va cambiato. E la sensazione è che De Matteis possa essere il candidato alla fine vincente dopo un ballottaggio che presumiamo sia quasi alla pari. Sì, lei da uomo che ha vissuto per tanto tempo dentro le istituzioni, lo ricordiamo, prima come segretario comunale, poi come dirigente della regione, e che adesso starà dall'altra parte. Secondo lei quale dovrebbe essere il primo provvedimento che un'amministrazione eventualmente guidata da Giorgio De Matteis dovrebbe portare all'attenzione della città? Ma io non credo che sia necessario l'intervento su un settore o su una parte di tutta l'azione amministrativa che il nuovo sindaco dovrà intraprendere. Io credo che ci sarà a largo raggio, si formerà a largo raggio, ci si muoverà su tutte le dinamiche, tutti gli argomenti che abbiamo sotto gli occhi di tutti, dei quali abbiamo discusso. Sicuramente credo che l'amministrazione nuova dovrà entrare subito in azione, chiamando innanzitutto le maestranze comuni, il personale, capire innanzitutto come la macchina amministrativa è stata organizzata e verificare se è necessario trovare altre modalità di azione. In giro tante lamentele ci sono. Io credo che si debba parlare con il personale, ci si metterà a tavola, su un tavolo, no, a tavola, andremo a tavola in un altro momento. Ci metteremo intorno a un tavolo e discuteremo col personale per capire appunto quali sono le loro competenze, come si sono mossi fino ad oggi, come è organizzata la macchina. Questo è necessario, credo, per
conoscere innanzitutto bene, singolarmente, tutti i dirigenti e gran parte del personale che sta in comune. Successivamente credo che si dovrà porre mano subito, immediatamente, anche a rivedere il piano di ricostruzione, perché ad oggi sembra che non vada bene, qualcosa non va, non è andato, lo sappiamo tutti, poi verificheremo il da farsi anche su questo piano. Sì, infine una notazione di carattere personale, lei ha la prima esperienza come candidato. Come passerà le ore dello scrutinio delle schede quando si deciderà il futuro della città e anche in parte il suo? Beh, già in questi giorni non è stato facile, perché abituati, non abituati a un'attività politica, io non ho mai svolto attività politica, ho pensato sempre che la sovrapposizione tra attività politica e attività professionale non vada confusa. Pertanto è la prima volta che provo e mi do questa esperienza, usiamo un termine, una terminologia abusata, ma sono un tecnico che in questo momento sta cercando di dare una mano alla politica, anche se la politica significa azione per il cittadino, quindi altro genere io non conosco, io conosco l'azione politica fatta in questa maniera. Questi giorni saranno giorni chiaramente di attesa, di anche per ripensare un po' come quello che è stato, che è successo, come l'abbiamo svolta la nostra campagna elettorale. Sicuramente saranno giorni di tranquillità, di riprendere in mano un po' il rapporto familiare che in questi giorni è un po' cessato, perché presi da incontri, insomma, di impegni che ci sono stati in questi giorni, si è abbandonato un po' l'ambiente familiare a cui io ho dedicato gran parte della mia vita, o quasi sempre la mia vita, quindi lo faremo con tranquillità, aspetteremo l'evento e verificheremo se abbiamo lavorato bene, se i cittadini premieranno le idee nuove che sono state lanciate sul terreno da Giorgio Di Mattesi.